il fatto che per alcuni giorni non sia trapelata una notizia, una, che la persona sospettata era stata immediatamente fermata poche ore dopo l'evento, ci ha consentito di lavorare bene e meglio. Questa confessione si è arrivati nel giro di pochi giorni, lavorando alacremente su tutti gli elementi che fin da subito avevamo già raccolto. Grazie alla professionalità delle forze dell'ordine, segnatamente i carabinieri, abbiamo raccolto subito nelle prime ore una serie di indizi concreti sulla probabile responsabilità della persona e questi indizi poi sono stati lavorati con un'attività alacre di riscontro che è durata, diciamo, nel giro di una settimana. Ecco, siamo arrivati a questi risultati. In aiuto ci sono venute anche le competenze dei tecnici, segnatamente del dottor Paolo Garofano e del dottor Roberto Testi, che ci hanno dato degli elementi oggettivi, ecco, di allora, punti ancora oscuri non ritengo sussistano. Ci sono ancora delle circostanze da approfondire e da chiarire. Noi stiamo a quello che è stato dichiarato dalla persona accusata, ossia il movente non esiste, è un tentativo di rapina che è finito come sappiamo. Intanto noi, come prima, ci stiamo lavorando. In realtà un evento drammatico come quello della morte della signora Pacchetti ha avuto un esito positivo, nel senso che nel corso del secondo interrogatorio, come diceva il procuratore, l'indagato, il fermato, ha ammesso le proprie responsabilità. Ci si è arrivato con tenacia, con professionalità da parte dell'arma di Cuneo, della stazione di Cuneo, che è stata forse il perno di tutta l'attività, perché è stata quella che noi possiamo definire anche un'attività alla vecchia maniera. Non avendo avuto la possibilità peraltro di usufruire del sistema di videosorveglianza di un comune che purtroppo non ce l'ha, abbiamo dovuto fare tutta una serie di accertamenti a tappeto. Noi considerate che abbiamo sentito quasi 180 persone per ricostruire tutto quello che era possibile ricostruire. Insomma, non dimentichiamo che noi siamo arrivati al fermo dell'indagato dopo 15 ore, che è un risultato estremamente positivo. Posizione dell'indagato che poi si è, come posso dire, che è blindata nel momento in cui sono arrivati gli accertamenti sui campioni biologici che erano stati repertati. Tutta quella...